Ciao a tutti! Ta-dam! Eccomi qui finalmente sul secondo canale. Sono contenta perché era un po' che non riuscivo a fare una ricetta straniera e oggi invece faccio una ricetta che mi avete chiesto veramente in tantissimi, e cioè la ricetta delle ciambelle, quelle lì americane con la glassa. È una ricetta semplice, non velocissima da preparare perché avrete bisogno dei tempi di lievitazione ovviamente, però per il resto ve la consiglio perché è molto carina e soprattutto fa gran scena se la dovete portare da qualche parte o se avete amici a cena. Adesso vi vado ad elencare gli ingredienti. Quindi, per preparare le nostre dolci ciambelline, avremo bisogno di 250 g di farina di tipo 00, poi 20 g di zucchero, ancora 100 ml di panna da montare. Questa volta però ci servirà a temperatura ambiente. Poi 20 g di burro, precisamente giusto una noce o un cucchiaio di burro, un pizzico di sale, ancora un rosso d'uovo, il bianco non lo buttate perché vi potrebbe servire dopo, e infine mezza bustina di lievito, quello lì per fare le pizze, ossia il lievito di birra. Se non utilizzate il lievito liofilizzato, va benissimo anche il cubetto, e in questo caso servirà appunto mezzo cubetto. Io preferisco quello liofilizzato, però voi potete utilizzare quello che più preferite. Per quanto riguarda la glassa delle nostre ciambelle, invece, potrete utilizzare due tecniche, e cioè la prima è quella di utilizzare la glassa reale. E per farlo potete cliccare direttamente qui e accederete al video della glassa reale. Per fare la glassa reale, appunto, vi servirà il bianco d'uovo, e cioè quello che non abbiamo utilizzato per le ciambelle, per quello vi ho detto di conservarlo. Oppure potrete fare una glassa che io chiamo semplicemente all'acqua, perché è fatta con l'acqua, molto semplice, per cui avrete bisogno di 125 g di zucchero a velo e poi 70 ml di acqua. Vi farò vedere poi in seguito come prepararla. Questi sono gli ingredienti per preparare le nostre ciambelle. Non ci restano che gli strumenti di cucina, e cioè per ottenere delle belle ciambelline precise, io preferisco utilizzare il coppapasta, in maniera tale appunto da avere la ciambella tutta quanta dritta. Però se non l'avete, non vi preoccupate, potete fare come le graffe, e cioè fare dei cilindretti e chiuderli. Detto questo, un altro strumento di cucina che se lo avete potete tranquillamente utilizzare è quello per impastare il nostro impasto. Infatti, se non lo avete non fa niente, vanno benissimo le care manine. Altrimenti potete utilizzare strumenti tipo la planetaria oppure anche la macchina per il pane per impastare l'impasto, perché comunque è un tipo di impasto che è lievitato e quindi più è lavorato meglio è per il suo risultato. Adesso andiamo a preparare. La realizzazione dell'impasto, come vi dicevo prima, è veramente molto molto semplice. Non dobbiamo fare altro che mettere tutti quanti gli ingredienti insieme. Io vi farò aiutare dalla macchina, però voi se non l'avete non fa niente, con le manine riuscirà bene lo stesso. Mettiamo quindi tutta quanta la farina. Andiamo a mettere anche i 100 ml di panna a temperatura ambiente. Dopo averla messa tutta quanta, andiamo a mettere ancora il nostro lievito, mezza bustina, poi mettiamo un pizzico di sale, giusto un pizzichino, mettiamo ancora il burro, non ci resta che mettere lo zucchero, e dopo aver messo anche lo zucchero andiamo a mettere invece il rosso del nostro uovo, quindi andiamo a separarlo e mettiamo solamente il rosso. Fatto questo, andiamo a far lavorare il nostro impasto alla macchina oppure lo lavoreremo a mano. Tenete presente che per gli ingredienti che vi ho dato avete ovviamente una porzione un po' piccolina, quindi non usciranno tantissime ciambelle. Io lo faccio per la dieta perché altrimenti ingrasserei tantissimo. Però voi, se volete, basterà raddoppiare tutti quanti gli ingredienti tranne quello del lievito. Infatti, una mezza bustina è una quantità sufficiente anche per far lievitare un impasto fatto con mezzo chilo di farina. Adesso andiamo ad impastare per almeno una decina di minuti. Ed ecco qui, dopo che la macchina si è ammazzata di fatica al posto mio, il nostro bel impasto è pronto. Mi dispiace se voi dovete faticare, mi sento terribilmente in colpa. Comunque, ecco qui, come vedete, l'impasto è bello elastico. Parlando dell'impasto, spendo 2 secondi per dirvi una cosa.
Con le quantità che vi ho dato otterrete appunto questo panetto, quindi non farete tantissime ciambelle, ma per le quantità che vi ho dato vi ho detto di utilizzare un rosso. Non so voi, ma io ultimamente con le uova e i dolci sto impazzendo. Questo perché, non so se lo sapete, ma le uova hanno diverse taglie, e cioè taglia M, L, XL a seconda della grandezza dell'uovo. Quindi voi mettete un rosso, ma se avete dei problemi aggiungete un pochino di bianco nel caso in cui vedete che l'impasto è ancora troppo granuloso, perché come vedete l'impasto deve essere veramente proprio bello morbido. Fatto questo, andiamo a mettere l'impasto in un contenitore, io utilizzo stesso quello della macchina, poi lo copriamo con un canovaccio e poi vi faccio vedere un trucchetto che già vi ho fatto vedere altre volte, ma forse chi è nuovo non lo conosce, e cioè prendete un po' di acqua tiepida, la mettete sulla mano e andate a far cadere qualche gocciolina sul canovaccio. In questa maniera il nostro impasto lieviterà meglio. Adesso mettetelo in un luogo chiuso dagli spifferi, riparato dagli spifferi, e lasciatelo riposare per un'oretta e mezza. Ci vediamo tra poco. È trascorso un'ora e mezza, siamo quindi pronti per passare al passaggio successivo. Per farlo prendete un foglio di carta forno, prendete il vostro impasto ben lievitato e mettete un pizzico di farina sulla superficie e passateci sopra il vostro impasto. Dopo averlo passato e spolverato un pochino appunto con la farina che abbiamo messo sulla superficie, siamo pronti per andarlo a stendere. Io vi consiglio di stenderlo, se riuscite, solamente con le mani, allargandolo fino ad ottenere un impasto di uno spessore di 1,5 cm. Se proprio non ci riuscite, potete utilizzare il mattarello. Io preferisco non utilizzarlo, in maniera tale che verrà molto più spumosa la nostra ciambella. Quindi se ce la fate, stendete con le manine fino ad ottenere uno spessore appunto di 1,5 cm. Dopo aver steso per bene l'impasto, andate con il coppapasta a fare appunto la vostra ciambella, ritagliando dal centro il cerchietto e poi l'esterno. Avremo così la nostra prima ciambella pronta per farla lievitare. Adesso faremo quante più ciambelle possibile, ovviamente, e le lasceremo lievitare su un foglio di carta forno per un'altra oretta. Ovviamente i cerchietti potete scegliere voi cosa farne, potete sia friggerli così oppure unirli con l'impasto per poi andare a formare delle altre ciambelle. Dopo averle formate tutte, quindi, come vedete io ho lasciato da parte i cerchietti per fare delle piccole palline, andiamo a coprirle con un canovaccio e lasciamole sempre in un posto asciutto a lievitare appunto un'altra oretta. È trascorsa un'ora e così sono pronta per andare a friggere le mie ciambelle. Vado a prenderla e la vado a mettere nell'olio che io ho preferito utilizzare come olio di arachidi bollente e vado ad immergerla. La farò friggere e dorare bene da un lato e poi dall'altro. Vedrete che nel frattempo si gonfierà. Appena sarà ben cotta, alzatela dall'olio. Ed ecco qui le nostre ciambelline e i nostri cerchietti pronti. Adesso le lasciamo raffreddare e appena saranno fredde potremo glassarle. Mentre le nostre ciambelline raffreddano, prepariamo la glassa, così ammortizziamo un po' i tempi. Prendete una ciotolina e al suo interno andate a mettere lo zucchero a velo. Lo versiamo tutto quanto. Per fare la glassa, questa è una glassa di colore bianco, ma se volete poi potete aggiungere il colorante che più preferite. Io ho deciso di utilizzare il colore viola, vado a metterne giusto qualche goccia, in questo caso ho utilizzato il colorante gel perché ultimamente mi sto trovando bene con questi. E poi un'altra cosa, potete farlo al naturale, e cioè solamente con lo zucchero e l'acqua come vi dicevo prima. Però io preferisco aromatizzarla un pochino, infatti metto una fialetta di essenza di limone. Però se volete potete utilizzare anche altri tipi di essenze, quelle che più preferite ovviamente. Adesso vado ad aggiungere l'acqua e vado a mescolare lentamente fino a far assorbire tutto quanto lo zucchero. Arrivato a un certo punto otterremo un composto denso e zuccherino. Ora che le nostre ciambelle sono fredde, siamo pronti per andare a glassarle, quindi dobbiamo tenere a portata di mano la glassa che io ho preparato viola. Per guarnirli ho preso delle codine zuccherate e poi tenete anche un piattino a portata di mano. Quindi iniziamo con il fare una delle palline. Vado a glassare la superficie, la tampono nella glassa
la vado a girare, la metto nel nostro piattino e vado a fare una spolverata di codine. Come ho fatto per la pallina, faccio lo stesso identico procedimento per la nostra ciambella, e cioè vado a glassarla da un lato, la faccio sgocciolare per bene, vado a appoggiarla sul piattino e poi a guarnirla con le nostre codine. Fate questo per tutte quante le ciambelle. E così, dopo averle glassate tutte, ecco qui le nostre ciambelline pronte. Come vedete, il viola non ha reso proprio benissimo, non è un colore che si vede tanto, quindi forse vi consiglio di più un azzurro o un rosa. Questo viola è stato un po' un esperimento. Fatemi sapere con quale colore vi trovate meglio. Spero che questa ricetta americana vi sia piaciuta. Un bacio a tutti e ci vediamo alla prossima video ricetta. Ciao ciao!